C'era una volta una ragazza bellissima che incontrò i favolosi sette principi, sette nani. Principe, che fai? Scendi! Che devi fare? Devi scendere. Mamma, è quasi bello! Quanto sei bella, principessa. Ah, come bella! All'interno di questo film noi siamo alla ricerca della donna perfetta. Ma la donna perfetta esiste o non esiste? Secondo me non esiste, perché tutte le donne sono perfette. Mamma di bene, ma raga, le donne facciamo un figurone con questo. Devo ritrovare mio padre. E solo gli F7 possono aiutarmi. I favolosi 7. Ti presento Excalibur. In attesa che un uomo dalla grande forza la estragga. La rimetto a posto? No, dalla me aspetta. Ciao ragazzi, allora in questo film sono un nano che si chiama Arthur, che cerca di primeggiare per conquistare questa principessa bellissima. E però non vi posso dire altro, quindi correte a guardare questo film incredibile. Sei un dono che potrà trasformarmi in una persona stupenda. Io interpreto un nano non attraente, perché nella vita io sono attraente ma non sono un nano. Sono così fortunata ad avervi incontrato. Ah, è come se tutto fosse possibile. Il mondo delle favole è molto più bello del mondo reale, perché le favole, soprattutto quando sei dalla nostra parte, puoi cambiare anche la direzione della favola stessa. Merlino! Attento! Fatto. Perché te la stai per pomiciare tu? Io toccava a me quella là. Ma quale relazione? Si può sapere di che parli? Io la volevo baciare, tu sei intromesso in questa situazione nostra. Ma ciao ragazzi. Siamo Pio e Amedeo, sì. Lui è Pio e io sono Amedeo. Venite a vedere questo cartone animato bellissimo. Io faccio naturalmente Merlino e lui fa... Che fai tu? Io faccio Arthur, l'altro siamo due nani. Sì. Che... Molto. Però, nani, molto brutti. Scarpette rosse e i sette nani.